Daniele Vanvolotti, buongiorno. Allora, questo video l'ho girato, penso, no, sono 3 volte che lo giro, sperando che sia la volta buona. Allora, perché prima la webcam, insomma, ho girato il video tutorial di questo make-up che spero vi piaccia e vi anticipo che comunque l'audio non sarà in sincro con il video, però poco ci interessa perché comunque è un video tutorial, quindi ho cercato di risolvere il problema sperando che si sia risolto perché se no. Anche questa volta è girato a vuoto questo video. Avevo poi problemi con la luce perché poi a quest'ora praticamente è ora di pranzo. C'era troppa luce da questo lato e quindi mi sono dovuta, cioè, ho cercato, insomma, abbassato la veneziana che sta fuori, insomma. Sperando di riuscirci una benedettissima volta. Questo sarà il video degli acquistini fatti in fiera, la fiera dell'estetica che si è tenuta qui a Napoli l'8, il 9 e il 10 novembre alla Mostra d'Oltremare. Lì praticamente sono stata con Fede del canale, appunto Federica del canale di Bruno, alla quale mando un bacione gigantesco, io l'adoro, siamo proprio amiche, abbiamo passato tutta la serata insieme perché è venuta proprio con me in macchina con me. Quindi non so, lei probabilmente monterà un video, un vloggettino, insomma, delle 2 giornate perché lei è andata anche sabato. A me è dispiaciuto non esserci sabato perché avrei voluto incontrare tante ragazze che appunto seguo e non ho avuto ancora l'opportunità di conoscere, ma mi piacerebbe tantissimo, tipo Dora, Olga, Valentina. Quindi mi è dispiaciuto un sacco non stare là, ma purtroppo sono stata proprio impossibile da sabato ad andare. C'era anche Marianna Merina Pulegna 92, alla quale mando un bacione gigante, la mia compagnella di merende, come dice lei, quindi mi avrebbe fatto tanto piacere andare in fiera anche con lei. Anche con lei avrei tanto voluto incontrare Adora, che non ci riusciamo a acchiappare mai, speriamo che ci acchiappiamo veramente qualche volta. Quindi mando un bacione a tutte loro e spero di vederle presto. Lì in fiera sono stata anche con Martina del canale, appunto Martina Sacco, alla quale mando un bacione perché ci abbiamo, appunto, ci siamo dati appuntamento lì in fiera, quindi è stata con me Federica, che pure era un sacco di tempo che non vedevo e la volevo vedere assolutamente. L'abbiamo incontrata anche Fortuna del canale Fortuna Pasciuto, la volevo mando un altro bacione, è stata gentilissima perché ci siamo viste là, ci ha offerto salviette perché praticamente avevamo tutte le mani sporchissime di trucco, quindi ci siamo fatti una fotina, quindi abbiamo incontrato pure lei, mi ha fatto un sacco piacere incontrare anche lei. Quindi alla fiera, insomma, mi sono divertita un sacco per la fiera in toto, non tanto mi è piaciuta l'organizzazione, perché appunto, come dice Federica, pareva un po' come a Patella Beach, nel senso che gli stand erano proprio uno sopra l'altro, carte a terra che non se ne poteva, volanti, no? Insomma, l'organizzazione non mi è tanto piaciuta. Alcuni stand erano organizzati molto bene, altri proprio va bene. Appunto la fiera dell'estetica aveva roba appunto che riguardava l'estetica, quindi insomma per l'estetista, parrucchieri, anche make up artist tra virgolette, molte virgolette, perché il trucco insomma era molto poco rispetto invece agli stand che avevano gel, cose proprio per le estetiste, e gli stand di parrucchieri erano proprio pochi 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 pochi. Quindi vabbè, c'erano anche gli stand delle mie 2 scuole che sto frequentando attualmente, quindi l'Accademia Criolan, che è sempre in fiera tutti gli anni, e quest'anno per la prima volta c'era anche la mia scuola, la Beauty Five, quindi la scuola d'estetica mia, e quindi no, sono stata contenta, sono passata da entrambi gli stand. Sono proprio 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 contenta. Niente, quindi passiamo agli acquisti che
che ho fatto in fiera, che sono questi, che sono tutti questa bustola di Lady Nail, però da Lady Nail ho comprato solo due cose, poi ho comprato tutti i trucchi. Parto alle cose che vi possono interessare meno. Ho comprato questo cuscinetto per, appunto, mi serve quando faccio le manicure, costruzioni, eccetera eccetera, ed è un cuscinetto appunto per poggiare la mano della cliente per lavorare più comodamente. E poi ciao Huawei, è tornata mamma da lavoro. E quindi sì, io perché sono proprio sul balcone praticamente, loro entrano dal salone e mi vedono a me con la telecamera, bellissimo. Ti ho pagato 3,50 euro, che questo avorio che ho trapuntato con i cuoricini, che è bellissimo, l'ho pagato 3,50 euro, un amore. Poi che altro ho preso più da lì, non trovo più niente, perfetto. Ho preso questo gel costruttore sempre di Lady Nail, anche un capello mio volendo, che è il formato grande, è un gel costruttore di un rosa carne, veramente bello, mi sono spiaccicata nel gel, perfetto, tutto a posto. Questo rosa carne è veramente bello come base per il French, secondo me è veramente favolosa. Quindi l'ho pagato 15,20 euro, comunque il formato grande, quindi si può fare. Ed è veramente bellissimo, l'ho cercato da un sacco di tempo, perciò l'ho preso. Passiamo ai trucchi. Allora, c'era lo stand di Blush Italia. Ecco qua, vedete, c'è anche la pochettina che mi hanno dato. E dentro ci sta questo pennello che è praticamente un flat. La butterò questa cosa ovviamente dopo aver fatto il video. È un flat sintetico, come vedete, con il taglio trasversale. Ecco, il pennello è fatto in questo modo, molto carino, morbido morbido. Questi pennelli sintetici a me piacciono un sacco, possono sempre servire adattissimo per stendere tipo fondi, penso anche minerali, BB cream, quindi è un pennello che può sempre servire. E mi conveniva prenderlo, ma per 5 euro l'ho voluto prendere, e quindi questo. Poi ho preso, insieme a Federica, infatti pure Federica ce l'ha uguale, questo ombretto singolo della Caraia o Caraja, che è appunto un'azienda italiana, infatti sta scritto Made in Italy, e questo praticamente è un colore singolo, ricchissimo di pigmento, con un effetto intensamente accattivante e a lunga durata. No, è proprio bello. Questo è il numero 3. Se qualcuno rivende questa marca, io vi consiglio assolutamente di prenderla, perché è bellissimo questo ombretto. Pure il packaging è super carino, guardate qua. E l'ombretto in questione è questo che vi faccio vedere adesso, che è un bluone bellissimo pieno di glitter. L'abbiamo pagato 6 euro, il packaging è carino, c'è anche lo specchietto e il pennellino scemo, è carinissimo, mi è piaciuto tanto. E abbiamo preso sia io che Federica e costava appunto 6 euro. Poi sono passata dal Cinecittà Makeup, ecco qua, la signorina è stata gentilissima, mi ha dato un sacco di campioncini, ora vi faccio vedere. Allora, mi ha dato due creme, sono diventata cinese, due creme per ridurre la cellulite, mi ha visto la signora, ha detto sicuro ne ha bisogno, e me ne ha dati pure due, brava signora. Poi mi ha dato uno peel off acido glicolico all'8%, e non credo proprio di usarlo perché non ho problemi di acne, e quindi mi andrebbe solo a seccare la pelle, magari lo regalo a qualcuno che ne ha bisogno. E poi una crema all'acido ialuronico, che per prevenire le rughette è sempre buona avercela, e sono tutti della Vita Pelle. Poi certo, ci vuole una canzone di Pinocchio. Mo sta passando quello che vende il giocattolo di Pinocchio. Va bene,
La Cinecittà Makeup ho preso questi pigmentini, ne ho presi 4 che sono veramente stupendissimi. C'erano anche alcuni pigmenti similissimi a quelli di MAC e ho pagato solamente 3 euro l'uno. Belli, 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 belli. Ho preso il numero 12, si vede che è 12, che è questo viola scuro. Bellissimo, che quando lo prendo faccio sempre danni. Eccolo qua, l'ho preso. Li richiudo i pigmenti, ragazzi, che se no qua mi vola tutto, veramente mi vola l'impossibile. Qua. Il colore in questione è questo, vedete, un viola scuro riflessi borgogna, molto molto bello. Faccio lo swatch qui. È proprio bello. Bellissimo veramente. Poi un altro stupendo è il numero 2, tutto al contrario, tutto al contrario, eccolo qua, che ora vi faccio vedere subito, che è un rosa con riflessi oro, bellissimo. Lo chiudo un secondo e vi faccio lo swatch. Anche se non so se sia percepibile con la luce, comunque ve lo faccio vedere uguale. Eccolo qua, sì che si vede, guardate che bello, e c'ha questi riflessi oro stupendi. Questi sono, diciamo, dei pigmenti pieni con i riflessi. Poi invece ci sono questi molto glitterosi. Questo è il numero 30 ed è praticamente simile al pigmento che ha fatto uscire MAC per la collezione nuova, la Rocky Horror Picture Show, una cosa del genere. Ed è favoloso questo pigmento, è assolutamente una figata. È un rosso ramato pieno zeppo di brillantini, come potete vedere. Adesso lo richiudo un secondino perché sennò qua veramente fa una cosa, cioè c'ho la mano piena, c'ho pure il cerotto pieno perché mi sono tagliata ieri, vabbè, lasciamo perdere. Comunque questo è il pigmentino, ve lo metto qua di fianco e guardate quanto è luminoso, è stupendo, bellissimo, veramente stupefacente, ha tutti i micro glitter di vari colori, è proprio bello bello. E l'ultimo che ho preso, sempre a 3 euro, è tipo quei refill di MAC che sono bianchi però hanno i riflessi di un altro colore. Questo è spettacolare, è il numero 36 ed ha dei riflessi sia corallo che rosa, cioè come se fossero le Pink e le Coral Drops della Kiko messe insieme. È proprio carinissimo, ora lo faccio vedere. Guardate qua che bello, bellissimo, questo poggiato sopra un ombretto blu, verde, viola, viene una cosa spettacolare. Questo qua, ve lo metto di qua. Ecco, guardate qua che bello che è. Sembra più oro, ma vi assicuro che i riflessi sono rosa e corallo. Bello. Bello bello bello, veramente stupendi, per 3 euro l'uno, veramente pochissimo. Questi poi in polvere libera vi durano una vita se non li fate cadere cosa che è difficile che io non faccia. Quindi veramente veramente bellini, carinissimi, stupendi. Mi tolgo gli swatch, magari vi metto una foto per farveli vedere meglio con il flash. Ok. E ovviamente mi raccomando, questi pigmenti li vanno fissati con un primer perché sennò ciao. L'ultimo stand e l'ultima cosa che ho preso, l'ultima cosa da farvi vedere è questa. L'ho presa da Paola Pina Palette finalmente ed è la India Collection. Mi hanno lasciato anche la brochure della paletta. La palette è l'India, questo è il cartoncino esterno. Ora vi faccio vedere. No, aspetta, l'ho aperto dal lato sbagliato. Un secondo, subito arriva. Eccola qua. Guardatela che bella, tutta lucida, damascata, è spettacolare. E la palette
in questione, questa c'ha uno specchio mega ultra iper super gigante e i colori sono questi, boh, i colori sono questi. Ecco, colori sono questi. Allora ci sono i tre marroni, no, i due marroni caldi che sono matte, sono bellissimi. Il nero può essere usato sia come ombretto che come è un cacciallo in polvere, quindi usato con l'acqua diventa un eyeliner. Poi ci sono questo marrone dorato che è fantastico e questi due rosa che possono essere usati in combo o come blush o anche come ombretto e sono fantastici. E questo che è Kama Sutra è praticamente il dupe dell'orgasmo della Nars, è favoloso. Poi c'è questo dorato. Dimmi che non ho fatto guaio. Noia, non ho fatto guaio. Allora, poi c'è questo dorato che è favoloso e c'è questo bianco che è stupendo. Allora, le due palette di Paola P sono entrambe validissime. Secondo me l'India è quella più particolare, è quella che può essere sfruttata meglio. Anche diversamente dall'uso che ha, nel senso che alcuni possono essere usati tranquillamente anche da blush e ci sta il nero che è un cajal, quindi comunque alla fine hanno diverse funzionalità. Secondo me la più particolare perché in Africa invece ha tutti i colori sui toni del marrone freddo, poi c'è un borgogna bello intenso, però comunque sono tutte tonalità fredde e tutte matte, quindi per chi ama usare toni freddi e i colori matte io assolutamente gli consiglio Africa, mentre per chi invece gli piace una palette insomma, che abbia dei colori più particolari, più brillanti, consiglio assolutamente India. Le palette sono stupende di Paola P, il loro prezzo normale, insomma, il loro costo negli store o anche sul sito internet è di 39,90 euro, quindi insomma 40 euro. Io in fiera l'ho pagata 20 euro, quindi se voi per esempio avete la possibilità di acquistare in fiera Paola P, io vi consiglio assolutamente di acquistarla in fiera. In ogni caso sono palette che valgono quello che costano, quindi comunque comprarla a prezzo pieno conviene ugualmente secondo me, nel senso che è una palette veramente straordinaria e insomma ovviamente se la dovete comprare a prezzo intero valutate bene quali colori usare, insomma quali colori voi usate di solito, perché comunque 20 euro la compri con più nonchalance, anche se 20 euro non sono 5 euro, però comunque rispetto al prezzo solito sicuramente sono di meno, è molto più abbordabile. Quindi io vi consiglio di acquistare in fiera, però se l'acquistate a prezzo pieno valutate bene quali colori voi mettete di solito in modo da poter scegliere quale palette vi si confà di più, insomma, per farla breve. Quindi niente ragazzi, questi erano gli acquisti che io avevo fatto in fiera. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato d'aiuto per i vostri acquisti futuri. Fatemi sapere giù nell'info box che ne pensate dei miei acquistini. Mi scuso per appunto il video che vedrete, penso dopo di questo, perché comunque lo devo montare diversamente il tutorial, che l'audio non sia in sincronia con il video, ma purtroppo ragazzi questi sono i mezzi e ce li facciamo bastare per il momento. Niente, quindi bim, io vi mando un bacione gigante, mando un bacione enorme anche a tutte le ragazze che sono state lì sabato e che non ho potuto vedere, ma conto presto di vederle, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, giù ci sono tutti i riferimenti per seguirmi su Instagram, su Facebook, perché lì vi tengo aggiornate in tempo reale, possiamo contattarci tranquillamente anche al di fuori di YouTube, quindi vi invito a passare sui miei social e niente, se vi va iscrivetevi al canale se è il primo video che vedete. E anzi, approfitto di ringraziare tutte le nuove iscritte perché io non lo faccio mai. E quindi approfitto per ringraziare tutte le nuove iscritte al mio canale. E spero che vogliate ancora seguirmi. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!